Allora, io ricordo una vecchia pubblicità che diceva: c'è aria nuova in cucina. Adesso noi potremmo parafrasare un attimo questo ricordo dicendo che c'è aria nuova in teatro, perché c'è una compagnia da un annetto a questa parte che ha portato veramente una ventata d'aria nuova in teatro. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa con Pietro Longhi in occasione della presentazione del cartellone del Teatro Italia a Roma. Adesso abbiamo l'opportunità per conoscere più da vicino, attraverso una delle sue componenti, questa compagnia che è The Kitchen Company, da qui l'idea della cucina. Allora, Eleonora D'Urso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Veramente una bella novità, devo dire, in questa stagione teatrale, la Kitchen Company. Voi poi entriamo magari più nel discorso dello spettacolo che avete in scena in questo momento e che sta per debuttare. Mi racconti però un attimo il progetto di The Kitchen Company? Allora, The Kitchen Company è una follia. Una follia perché in un momento, direi, culturalmente abbastanza buio in questa nostra Italia, un produttore privato, e lo sottolineo privato, Massimo Chiesa, da 20 anni produttore di spettacoli che hanno come protagoniste lo star del mondo dello spettacolo, quindi non so, Stefano Accorsi, Dario Fo, Nessi Brilli, Castellitto e quant'altro, un anno fa è impazzito, per questo dicevo una follia, e ha deciso di investire su dei giovani talenti. Massimo Chiesa ha una storia personale teatrale straordinaria. Suo papà, Ivo Chiesa, è mancato pochi anni fa, è stato, diciamo, per 60 anni direttore dello Stabile di Genova, e nel periodo florido del piccolo di Milano, cioè, diciamo, a Milano c'era Paolo Grassi, a Genova c'era Ivo Chiesa, quindi parliamo del teatro con la T maiuscola, e ha deciso di investire su questi giovani talenti, tantissimi, poiché sono 40 i giovani talenti della compagnia, età media 24 anni, e da lì è nato il progetto di una compagnia, appunto la The Kitchen Company, che prende il nome dal primo spettacolo di cui appunto tu parlavi prima, che ha debuttato al Teatro Italia poco tempo fa, The Kitchen, e ha deciso di proprio portare avanti un progetto con loro. Quindi adesso noi debutteremo a Rubiera sabato al Teatro Erberia di Rubiera, saremo in scena solo il 14 e 15 con Girotondo di Schnitzler, una chiave molto sensuale ma allo stesso tempo molto comica, e già la nostra quinta produzione. Questo rispetto al discorso della progettualità, nel senso, come si faceva una volta, l'attore è scritturato per tutto l'anno e gli si permette di essere in prova con nuove produzioni mentre la sera è in scena con delle altre, in un alternarsi folle di spettacoli che fanno crescere l'attore, da qui la vecchia gavetta che non esiste più, e, come dire, ci permettono di farci conoscere al pubblico, ecco, in un tempo molto breve, visto che in un anno abbiamo già 5 produzioni in repertorio. Tu, fra l'altro, sei forse una di quelle che ha un pochino più di esperienza, un pochino vecchia, più di... No, vabbè, vecchia non direi, però insomma, sei quella che ha sicuramente più esperienza, non a caso firmi anche qualche regia, no? Sì, io sono cofondatrice insieme a Massimo Chiesa della compagnia, e sì, delle 5 produzioni, 2, diciamo, sono mie, nel senso sono 2 le regie, e di queste 2 anche il testo. Uno dei 2 spettacoli scritto da me, che ha debuttato al Festival di Asti 1 anno e mezzo fa, l'altro ha debuttato al Festival di Spoleto, quindi la The Kitchen Company ha avuto la possibilità di prendere parte al più importante festival, più prestigioso che abbiamo in Italia, quindi una vetrina, direi, abbastanza rara per una compagnia neonata. È andato benissimo, è stato un trionfo, e è stato lo spettacolo di prosa più visto all'interno del festival, quindi veramente un successo inaspettato. Anche questo lo porteremo al Teatro Italia a maggio, e sì, sono un po' la più vecchia, ma un po' da mamma, diciamo così, nel senso che tra me e i ragazzi ci sono 10 anni di differenza, e tu sai meglio di me che, insomma, dall'avvento di internet in poi ci sono dei gap generazionali pazzeschi, quindi è come se io avessi 20 anni più di loro, per questo sono un po' mamma. Senti, Eleonora, parliamo un po' di questo Girotondo di Schnitzler, che è uno spettacolo non semplicissimo da portare a teatro. No, Girotondo peraltro ha una storia passata terrificante, nel senso che tutte le volte che è stato fatto in Italia è stato mai un trionfo, è andato sempre malissimo, il pubblico si è sempre annoiato, e addirittura pensa che 25 anni fa venne fatta una specie di mini fiction per la TV con un cast straordinario, Castellitto, Lina Sastri, Erlitzka, e fu una noia mortale, poiché viene spesso letto male, cioè viene letto come se fosse uno spettacolo che racconta le problematiche tra le coppie, l'incomunicabilità tra marito e moglie, eccetera eccetera. Invece Schnitzler lo
lo scrisse alla fine del 1800, peraltro nello stesso anno in cui Chekhov scrisse gli atti unici, quindi in una chiave diciamo da vaudeville, e allo stesso modo Schnitzler, che è anche stato un romanziere straordinario e di peso, quindi sapeva scrivere le cose importanti quando voleva, ha scritto Girodondo come puro divertimento per gli amici. All'epoca, quando ci fu uno scandalo pazzesco, fu sottoposto a un sacco di processi che vinse tutti, ci tengo a dirlo, ed è, noi abbiamo cercato di restituirlo al pubblico, cercheremo di fare questo sabato e domenica qui a Rubiera, nella chiave voluta dall'autore, cioè un vaudeville, uno spettacolo molto comico dove si parla anche di sesso, poiché il giochino è quello, tutti scopano con tutti, detto proprio così, brutalmente, però in una chiave elegante, raffinata, ma anche molto comica, e sottolineo elegante e raffinata, poiché purtroppo noi abbiamo un retaggio che associa nella nostra tradizione, soprattutto cinematografica, la comicità al sesso, che ci fa subito pensare a Giovanni la coscia lunga, e invece non è assolutamente di quello che andremo a parlare, non sarà quella la chiave, ma comunque cercheremo di far ridere lo spettatore, poiché Schnitzler parla di sesso, ma evidenzialmente le debolezze, gli imbarazzi. Cioè, ti faccio un esempio: io sono una giovane signora, sono anche attrice in questo spettacolo, che ha le prese con un giovane signore super focoso che davanti all'avvenenza di questa donna un po' nave scuola, diciamo così, noia fa, c'è prova ma noia fa. Questo è un modo di far ridere il pubblico parlando anche di sesso, ma elegantemente, perché ci sono arredi, meravigliosi costumi fantastici, delle bellissime luci e anche delle musiche stupende. Potete anche aver capito a questo punto perché alla fine dell'Ottocento fu censurato in mille modi questo spettacolo, perché avete capito che insomma il tema è abbastanza scottante, soprattutto per quell'epoca. Senti Eleonora, io adesso vado un po' a memoria, però mi sembra che siete ancora impegnati al Teatro Italia, nel cartellone del Teatro Italia quest'anno, vero? Allora sì, The Kitchen è stato in scena un mese. Grande successo, spettacolo straordinario. Gigantesco, 32 attori, bla bla bla. E avremo altre due produzioni che andranno in scena al Teatro Italia. Un Nemico di classe, un testo diciamo che ha una storia importantissima in Italia, non veniva fatto in Italia da 24 anni ed è stato lo spettacolo che lanciò negli anni 80 Paolo Rossi, Bisio, insomma un cast pazzesco, Elio De Capitani che firmò anche la regia. E non è mai più stato fatto, quindi noi abbiamo accettato questa sfida, perché la The Kitchen Company nasce con la volontà di raccogliere le più sfide possibile. Saremo in scena al Teatro Italia dal 16 di febbraio per 3 settimane, e poi sempre al Teatro Italia lo spettacolo di cui parlavo prima, quello che è stato al Festival dei Due Mondi di Spoleto, che è uno spettacolo stracomico di cui io firmo la regia, che si chiama Un piccolo gioco senza conseguenze, e saremo in scena per un mese tra aprile e maggio. E quindi avremo magari l'occasione ancora per risentirci. Eleonora, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Grazie, grazie, grazie. Ti auguro un grandissimo in bocca al lupo, anche perché veramente sprizzi energia, dai veramente l'aria di divertirti in questi spettacoli. Sì, mi diverto molto e penso sempre che il lavoro che faccio è un lavoro privilegiato, è un privilegio assolutamente. Buona giornata. Grazie a voi, vi aspetto in teatro, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.